Ciao, come capire dei gesti sei innamorato? Esistono dei gesti e delle strategie che ci possono far capire se sei innamorato o meno. Qual è? Bisogna capire il tipo di segnali non verbali che emette, sulla parola amore. Ad esempio, tu potresti buttare lì una frase del tipo: è bello essere innamorati di te, oppure è bello, che tu mi ami, mi fa molto piacere che tu mi ami. E osservare di rimando cosa ti dà. Se lui per caso va indietro, dà dei raschiamenti, si gratta la testa, soprattutto nella parte dietro, significa che non è innamorato di te, che non ti ama. Se invece ti dà dei gesti di gradimento, ad esempio tende a protendersi in avanti col corpo leggermente, se è in una posizione chiusa tende a aprirsi, tende a toccarsi le labbra, tende ad avere degli accarezzamenti, allora significa che è innamorato, che comunque è coinvolto emotivamente. Quindi il gioco qual è? Quello di mandare dei segnali verbali, quindi una comunicazione verbale legata all'amore e al fatto che lui è coinvolto, che lui è innamorato, oppure anche più in generale, che è bello essere innamorati della persona con la quale si sta vicino, alla quale si sta vicino, e notare sempre in sincronica risposta alla comunicazione verbale che emetti la sua risposta analogica non verbale. In questo modo puoi capire se lui è innamorato di te da un punto di vista emotivo. Ovviamente poi bisogna osservare anche i comportamenti, perché anche i comportamenti sono importanti. Quindi se tu metti dei piccoli vincoli, cioè delle piccole condizioni che lui accetta, allora significa che ogni volta che accetta una condizione si coinvolgerà un po' di più con te. La regola di fondo è che chi accetta il vincolo è sedotto, chi impone il vincolo seduce. Per cui ci sono anche queste strategie per aumentare il potenziale di seduzione. Il potenziale di seduzione è a livello quantitativo quanto una persona è coinvolta con te, quanto una persona diciamo, ti ama, è innamorata, è coinvolta. Bene, per questo video è tutto. Ti ricordo però due cose fondamentali. La prima è che se vuoi imparare queste strategie di comunicazione, di seduzione, come far innamorare le persone, come stare bene anche con te stesso o con te stessa, devi venire venerdì 10 marzo a Torino alle 20:45 presso l'Educatore della Provvidenza, perché terrò un corso proprio su come far innamorare attraverso la comunicazione seduttiva e come raggiungere il benessere e la felicità sempre attraverso questo tipo di comunicazione. Per cui ti aspetto venerdì 10 marzo a Torino alle 20:45 in corso 3013 presso l'Educatore della Provvidenza. Il riferimento comunque è il 333 15 11 703. Ti ricordo inoltre che se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di vincere dei corsi gratuiti con me che potrai scegliere se fare dal vivo o fare via video. Quindi mi raccomando, iscriviti al canale. Ciao!